Ciao a tutti ragazzi, qua con un video, il video dell'unboxing del pacco Avon, questo qui da Campagna 14, che è questa qui. Mi è arrivato ora, l'ho già aperto, però non ho guardato nulla dentro. Allora, le prime cose sono questi, che sono delle ciabattine, sono morbidissime, le sento proprio anche da fuori, davvero davvero super morbide. Sono appunto marroncine, beige, con questo fiocchetto e il brillantino, l'ha preso la mia cliente. Molto molto carino, magari il prossimo anno prenderò anche queste qui. Poi c'è questi, che sono due detergenti per il viso, uno l'ho preso io, uno l'ho preso i miei clienti perché c'era l'offerta a 1,90 mi sembra, o di meno, comunque insomma costavano poco, di solito costano sui 3-4 euro. Poi c'è questo che è un bagno schiuma alle erbe, infatti era con estratti di erbe. Qui dal disegno vedo salvia, rosmarino, non so che odore abbia. Invece c'è questo che è un gel doccia, non lo so che odore ha. Ah sì, eccolo qui, orchidea orientale e raspberry, che sarebbe mirtillo, no. Lampone dovrebbe essere. Poi c'è questo invece che è lo shampoo per i capelli, questo è per quelli danneggiati. E appunto con la scritta blu. Molto grande. Poi ci sono tre smalti, perché nel catalogo c'era l'offerta tre smalti a scelta a 6 euro. Siccome la cliente ne ha preso uno, allora quegli altri due l'ho presi io, così almeno li ho pagati meno. E la mia cliente ha preso il Wide and Dine Me, e uno l'ho preso anch'io, sempre lo stesso colore. Era già uno di quelli che volevo prendere già appena usciti questi nuovi della Gel Shine, e quindi ho approfittato. È bellissimo. È un bordeaux scuro color proprio vino. Ora voglio vedere come è sulle unghie, sicuramente vi faccio il video applicazione. È quasi sul marrone, tendente al marrone rosso scuro sangue, bellissimo. E poi ho preso quest'altra colorazione che si chiama Rhine Washed, e anche questa l'avevo vista, era uno di quelli che mi piaceva tanto quando erano usciti. Vediamo un po'. Ah, non so come lo vedete voi in video, praticamente nella realtà è un bianco sporcato di lilla, leggermente lilla, quasi tendente al celeste e anche un po' di grigio. Molto molto particolare, non lo so come sarà sulle unghie. Spero bello, insomma, anche di questo sicuramente vi farò la review. Poi non c'è nient'altro di prodotti, cioè questi sono volantini per le presentatrici, già i cataloghi di Natale adoro, questa è la campagna 16. Questi qui, quanti me l'hanno mandati? Poi altri volantini per le presentatrici e la fattura. E anche per questo video è tutto, spero tanto che vi sia piaciuto in qualche modo, vi mando un grosso bacio e al prossimo video, ciao!